Buongiorno Corriere, oggi è lunedì 6 giugno, le notizie di questa mattina sono 1552 nuovi casi di Covid-19 in Sicilia a fronte di 13.439 tamponi processati. I nuovi positivi erano 2.327 nelle precedenti 24 ore. Il tasso di positività scende all'11,5%. La Sicilia è al quinto posto per contagi. La situazione negli ospedali in provincia di Agrigento continua a migliorare. Al San Giovanni di Dio è occupato solo un posto letto in degenza ordinaria. Al Fratelli Parlapiano di Ribera 5, di cui 4 in terapia intensiva. Cominciata oggi a Sciacca l'ultima settimana prima delle elezioni amministrative del 12 giugno, tra confronti e comizi con ricco contorno di video che girano sui social, Ignazio Messina, Matteo Mangiacavallo e Fabio Termine stanno tentando di attirare il voto dei sacenzi e convincere gli indecisi. Ognuno dei tre si mostra fiducioso sull'esito finale. Nelle ultime ore abbiamo notato che i toni si sono alzati e che, oltre ai programmi, sono state lanciate dai tre candidati più o meno pesanti. Centrosinistra sospeso in Sicilia l'accordo sulle primarie, su 5 punti i partiti e il Movimento 5 Stelle avrebbero trovato quasi subito l'accordo, tra cui aspetti finanziari, voto anche ai sedicenni, numero e distribuzione territoriale dei gazebo. Lo stallo è arrivato sulla modalità di voto nei 32 gazebo. I Dem avrebbero posto come pregiudiziale la propria proposta di fare votare con carta e matita. I 5 Stelle sono convinti che anche nei gazebo si deve votare in modo elettronico con tablet e penna digitale. Dopo le elezioni amministrative, tavolo a Roma per programmare i prossimi 10 anni di governo regionale. Il presidente della regione lo ha affermato nel corso di un incontro a Messina, dove è andato a sostenere il candidato a sindaco Maurizio Croce. Nello Musumeci è sempre più convinto di poter guidare la coalizione di centrodestra alle elezioni del prossimo ottobre. Nella giornata mondiale dell'ambiente, ieri in Sicilia è stato trovato il primo nido dal 2022 della tartaruga Caretta Caretta. È stato un volontario del WWF ad individuarlo tra Punta Braccetto e Scoglitti. I volontari hanno messo in sicurezza il sito con un piccolo recinto, mentre venivano avvertiti le istituzioni interessate. La zona di Ragusa si conferma ricca di nidificazioni. Sport, calcio, il Palermo sempre più vicino al ritorno in Serie B. L'andata della finale playoff di Serie C a Padova è andata in rosa-nero, che si sono imposti con un gol di Floriano. La formazione di Baldini adesso avrà 2 risultati su 3 nella partita di ritorno di domenica prossima, 12 giugno, allo stadio Barbera. La società Rosanero ha reso note le info per i biglietti in vista del match di domenica prossima. Prezzi popolari ancora una volta, da oggi vendita per gli abbonati, da mercoledì 8 giugno per tutti gli altri. E pallavolo, con il successo contro il Santa Teresa Riva per 3-0, si sono chiusi i playoff promozione di Serie C per il Volley Club Sciacca. Secondo posto finale per la squadra saccense, sponsorizzata da Schittone Gioielli, un'altra stagione da protagonista con 2 sole sconfitte contro l'avversario che ha poi vinto il campionato e ottenuto la promozione in Serie B. Per il sestetto di Enzo Graffeo non è però il tempo di riposare, perché c'è un ultimo appuntamento da rispettare. Sabato 11 giugno, Saccensi di nuovo in campo per la finale di Coppa Sicilia. Si giocherà a Trabia contro il Villafranca Tirrena, lo stesso avversario dal campionato di Serie C. Karate, i campionati italiani esordienti di Kumite e Kata che si sono svolti a Roma. La Ippon di Piero e Marco Lentina ha ottenuto un 7° posto con Irene Scaturro e un 11° con Ettore Macaluso e Calogero Turturici. Maluccio, i ragazzi esordienti della Karate Judo Club di Michele Catanzaro, che erano in gara nel Kata con Francesco Restivo e nel Kumite con Carmelo Di Vincenzo, non sono riusciti a superare i primi turni eliminatori. È tutto, grazie e buona giornata.